Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Oggi, come vedete dal titolo, andiamo a vedere il Brawl Talk. Ragazzi, non solo andremo a vederlo e reagire alle novità come al solito, ma oggi lo andrò a tradurre in italiano. Colgo l'occasione per ringraziare i manager Supercell che gestiscono Brawl Stars in Italia e che supportano noi, partner Supercell, con le traduzioni originali. Io vi ricordo come sempre che questo canale è partner con Supercell, ragazzi, quindi voi potete iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche per restare aggiornati su tutte le novità di questo mondo, non solo di Brawl Stars ma anche gli altri titoli, anche se chi conosce il canale sa che si spazia su stranezze, curiosità, gaming. L'unica cosa che vi chiedo prima di cominciare, che è molto importante per supportare questi video in anteprima, è ovviamente un pollice in su. Illuminatelo di azzurro, vi basta un click e non vi costa niente. Vediamo se riusciamo a raggiungere per questo video, che comunque è un video abbastanza speciale, i 6.000 pollicine in su. E rieccoci ragazzi nella nostra schermata di reaction con il Brawl Talk in sottofondo. Parto subito col dire che dovrò fermarmi un paio di volte perché il Brawl Talk è un video molto frenetico, come sicuramente molti di voi sapranno, e per quelli che invece sono nuovi faccio una piccola premessa, spiego brevemente che cos'è il Brawl Talk. Non è altro che un video di presentazione in anteprima di quelli che saranno i contenuti del prossimo aggiornamento di Brawl Stars. Dico questo anche per ricordarvi che non viene visto tutto e soprattutto non viene visto tutto nel dettaglio, ragazzi, perché tutte le cose le andremo a vedere, veramente a sviscerare, solamente nei video a venire. Per questo motivo vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanellina, solo così potrete veramente restare sempre sul pezzo, come me d'altronde, che ormai ci sono dentro, a sta stellina col teschio, ormai ci sto dentro, ragazzi. Welcome to the summer edition of Brawl Talk, and as you can see here with me... Guarda là dietro, raga. Ryan, where have you been? C'era già qualcosa di nuovo, non so se avete visto. Comunque, il Brawl Talk viene aperto come di consueto da Frank, uno degli sviluppatori di Brawl Stars, che vi dà il benvenuto nel Brawl Talk, introduce il suo compagno Ryan, community manager globale di Brawl Stars, e gli fa subito una domanda, gli chiede: Ryan, dove sei stato? Been working out my thumbs because we have an amazing update coming this summer. We've got a new brawler. We've got 4 new skins. We've got some very cool in-game Raga. Content. And new Watch. Questa è una parte ricorrente nei Brawl Talk dove proprio vi vengono buttate in faccia un pacco di news e in particolar modo Ryan risponde in questa maniera. Dice: ah, dove sei stato? Che è andato praticamente ad allenare i suoi pollici per questo nuovo update estivo e che in quest'ultimo troveremo nuovi brawler, nuove skin, nuovi contenuti per il game e poi nuovo viene censurato. Non si capisce esattamente di che cosa ha parlato. To the end of the video to find out. The first new thing in this update is a new brawler. His name is Tick. Forse qui posso anche evitare di tradurre, ma la prima novità di questo nuovo Brawl Talk è ovviamente un nuovo brawler, ragazzi, che si chiamerà Tick. Ovviamente questo è il nome originale, potrebbe, una volta italianizzato, cambiare ulteriormente. Qua però lasciamo spazio anche un attimo alla mia reaction. Mi piace un sacco, è un design completamente nuovo, uno stile completamente nuovo, cioè sì, è un robot, ma si distacca completamente dagli altri robot che ci sono. Ha questo braccio che ricorda il mortaio di Penny, ma mi cade l'occhio subito sul simbolo che ci sta sulla sua cintura, che è un simbolo completamente nuovo che non si trova da nessun'altra parte su almeno i vestiti o le armi degli altri brawler. Tick is a metal ball of barely containable energy. His main attack is throwing proximity mines onto the battlefield to detonate when enemy brawlers. Raga, lo adoro. And his super is amazing. He detaches his head, throws it on the battlefield and it will go homing after enemy brawlers. Ma sto male, ma cosa spara? Explodes. But ma cosa spara? On the enemy team, you can shoot and destroy that head before it gets to you. Finally, we have some really good raga. News because Tick is free for all no, players after raga. 4,000 trophies on the trophy road. Tick è una palla di metallo con un'energia difficilmente contenibile. Il suo attacco è lanciare mine in prossimità del campo di battaglia, che danneggiano i brawler che ci camminano sopra o dopo un breve periodo di tempo. La sua super è fantastica. Stacca la sua testa, la lancia attraverso il campo di battaglia e continuerà a puntare i nemici finché non esplode. Quindi cioè è una sorta di razzo che
punta da solo i nemici. Cioè, gente che non gioca di autofire, proprio spostati. Cioè, questa cosa qua va provata, ragazzi, ve lo dico già subito. Ma se siete nella squadra avversaria, potrete sparare alla testa prima che vi raggiunga. Finalmente abbiamo delle nuove notizie, perché Tick sarà disponibile gratuitamente a tutti i giocatori nel cammino dei trofei a 4000 coppe. E qui, tra virgolette, si chiude il ciclo delle rarità, perché gli ultimi brawler sono stati rispettivamente un leggendario, Leon, un mitico, Jin, un epico, Bibi, un super raro, Carl, un raro, Rosa, e adesso, ragazzi, un brawler, diciamo, starting, uno starting brawler, appunto, questo Tick. La cosa che mi ha colpito di più del video che abbiamo previsto è la somiglianza dei suoi colpi con quelli di Bo. Cioè, quindi, ragazzi, questo brawler, io ve lo dico subito, va in team con Bo. Se non sapete come provarlo, così di ignoranza, andate con Bo. Perché lui può tirare i colpi insieme a Bo, e i nemici credo che non saranno in grado di distinguere un colpo dall'altro. Adesso dubito che le sue faranno male come quelle di Bo, perché comunque sia stiamo parlando di una super contro un attacco normale. Però questo mescolarsi di queste bombe, Bo mi sa proprio di trappola. Cioè, anche buttarci un Barley insieme a questo duo. Praticamente possono creare un'area, questi brawler insieme, dove non passa niente. Basta, via alle idee dei team con questo brawler qua sotto nei commenti. Consigliatemi un team così, proprio a primo impatto. It's the summer of robots. Cosa vuol dire questa cosa? Ryan ha detto l'estate dei robot. We're going to release 4 new premium skins. Mecha Crow and Mecha Bow, as well as Robo Mike and Robo Spike. Oddio. These skins start at 150 gems. Oddio. Quest'estate rilasceremo 4 nuove skin premium. Non so che cosa voglia dire con premium. Avete visto rispettivamente Mecha Crow, Mecha Bow. Mecha penso che stia per meccanico. Dina Macchina, questo è Dynamite. Si capisce anche dall'uccellino, ragazzi, in testa, guardatelo. E Spike Automa. No, cioè, raga, aiuto, perché aggiunge, avranno un costo a partire da 150 gemme. Traduzione alla mano. So Ryan, what are we going to do for the endgame players this update? Qua Frank pone un'altra domanda e dice, allora Ryan, cosa faremo per quanto riguarda i contenuti all'interno del game? Well, currently above 500 trophies, you lose them after the season resets. But now those extra trophies will be converted into a new currency called Star Points. Oh. Star Points are really cool because you can spend them in the brand new shop on exclusive items like color variations of Mecha Crow and Mecha Bow. Beh, al momento i trofei sopra i 500 vengono resettati col finire della stagione. Ma adesso questi trofei extra verranno convertiti in una nuova valuta del gioco che si chiamerà Star Points, o meglio, punti stellari. E qui, raga, io veramente ho la svolta. Scusatemi, devo interrompere, ma qua ho la svolta. Perché per quelli che su sto gioco ci stavano veramente nerdando, ci stavano veramente perdendo la vita, ogni fine season c'era un dimezzamento dei trofei per i brawler sopra i 500, ovviamente, e non serveva niente in cambio, se non quei token per i bauletti, che però se uno è pure maxato non se ne fa niente. Quindi questo è un punto molto importante per tutti coloro che stanno giocando a livello un pochettino più serio su questo gioco, e obiettivamente ci dà anche un obiettivo nel lungo termine da cercare di raggiungere durante le live, quindi superare le 500 coppe con i brawler, di modo che sia possibile trasformare dei punti in questi punti stellari. Ryan continua dicendo che questi punti sono una figata, perché si potranno usare nello shop, tra l'altro shop che come potete vedere è stato completamente ridisegnato, almeno da quello che vedo qui, probabilmente questa è un'altra cosa che si vedrà nello specifico nei prossimi giorni, questo ancora ovviamente non ci è dato saperlo. E si potranno utilizzare per oggetti esclusivi come variazione del colore su skin come quelle che abbiamo visto prima. Uff, ragazzi, sto sudando e non è ancora finita, non è ancora finita. Andiamo avanti. And this concludes this month Brawl Talk. Not yet. That's not it. Signori. No. No. No, 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 no.
No, no, un'estate rovinata, signori, un'estate rovinata. Oh, signore. No, non si può più uscire di casa, ragazzi, basta. Mi chiudo dentro, butto via la chiave. Frank ci aveva provato dicendo: e con questo concludiamo il nostro Brawl Talk mensile, perché come avete visto il Brawl Talk esce praticamente una volta al mese. Ma Ryan lo interrompe e dice: non ancora, non è tutto. Vi ricordate il video teaser che abbiamo visto ieri nella live? Bene, se ve lo eravate persi andatelo a ribeccare. Le vostre teorie erano corrette, ragazzi. Quelli probabilmente sono i nomi dei nuovi star power dei brawler. Cioè, ogni brawler avrà dei nuovi star power, perché qua viene detto che ne vedremo 3 ogni settimana per tutta l'estate. Davvero, raga, tiro giù le tapparelle, spengo la luce e basta. Avere una vita, onestamente, non serve più. Una cosa è certa, questo Brawl Talk crea tanto hype, ma lascia anche tanto mistero, tante domande e sicuramente tante ipotesi che vi lascio a voi qua sotto nei commenti. Noi ci fermiamo qua, ragazzi. Con questo è veramente tutto. Ci si becca domani con un nuovo video, quest'oggi alle 6:30 circa, con una nuova live. Seguitemi su Instagram, link qua sotto in descrizione. Con questo è tutto, un salutone. Ciao, ragazzi!